Oggi parliamo delle stagioni in inglese. Praticamente, se si pronuncia in questo modo, è come dire vincitore. Come la ragazza di Seth Cohen in OC, tutti ce la ricordiamo, no? E in American English, invece, questa stagione si chiama Fall. Puoi immaginare il perché, no? Hello and welcome to my channel. My name is Norma and I'm an English teacher. Sai veramente come si chiamano le quattro stagioni in inglese? Oggi impariamo sia come si chiamano, sia la loro pronuncia. Spoiler, una stagione si chiama addirittura in due modi diversi. Are you ready? Ma prima di cominciare, clicca sul pulsante subscribe per attivare le notifiche e non perderti nemmeno una lezione di inglese. Fast, fun and fantastic! Let's go! Partiamo dalla season più fredda, quella che parte il 21 dicembre nell'emisfero nord, quindi da noi, e il 21 giugno nell'emisfero sud. Si tratta di winter, che si può dire in due modi. La prima è pronunciando la T, ok? Quindi winter. Il secondo modo è non pronunciando la T. Prova a dirlo tu. Come? Prova a dire tu la parola winter, ma senza pronunciare la T. Winter. Yeah, esatto. Praticamente, se si pronuncia in questo modo, è come dire vincitore. Winter. Quindi, inverno si può dire winter or winter. Crazy, right? La season che viene dopo winter or winter inizia intorno al 30 marzo nel nostro emisfero e intorno al 22 settembre nell'emisfero sud. Le giornate iniziano ad allungarsi, le temperature si alzano e rinasce, diciamo, la nature, la natura. Si tratta di spring. Lo sai che la parola spring è anche un verbo che significa saltare su o saltare avanti? Potrebbe essere proprio per il fatto che i fiori in qualche modo saltano su dal terreno con la stagione spring. Quindi la nostra spring è la nostra primavera. Mi raccomando, anche in questo caso attenzione alla pronuncia, non è spring ma è spring. Spring, e la NG alla fine hanno proprio un suono nasale. A me esce molto semplice farlo, perché la mia voce è già molto nasale, ma spring. Non dite spring. Wait a minute, devo dirti una cosa importante. Il tuo inglese può bloccarsi per una di queste quattro difficoltà e ho creato un test per aiutarti a capire quale. Non è un esame, è un test. Fast, fun and fantastic! Proprio come questa lezione. Clicca il link qui in alto per farlo subito. Now let's go back to the video. Il 21 giugno nel nostro emisfero e il 21 dicembre nell'emisfero sud inizia la mia favorite season. Summer. Attenzione alla pronuncia. Anche se ci sono due N, summer, noi italiani tendiamo proprio a pronunciarle, in realtà se ne pronuncia solo una. Quindi non è summer, ma prova tu. Summer. Come la ragazza di Seth Cohen in OC, tutti ce la ricordiamo, no? Summer. A proposito di serie TV, lo sapevi che esattamente come in italiano, seasons è anche il nome che viene dato alle stagioni delle serie TV. Per esempio, there are 10 seasons of the sitcom Friends and my favorite one is season 6. Quindi, per esempio, esistono 10 seasons, quindi 10 stagioni della sitcom Friends e la mia stagione preferita è la stagione 6. Ora chiedo a te invece, quante stagioni ha la tua TV series preferita? Quindi quante seasons ci sono nel tuo programma serie TV preferita? Fammelo sapere in un commento qui sotto. Prova a scriverne proprio l'intera frase in inglese. Vediamo ora l'ultima stagione, che inizia intorno al 22 settembre nell'emisfero nord e il 20 marzo nell'emisfero sud. Ecco, tu come la chiami questa stagione? Prova a dirmelo. Ok, autunno in italiano, ma in inglese? In realtà ci sono due nomi possibili in inglese. Autumn, che assomiglia molto all'italiano autunno, autumn, e in American English invece questa stagione si chiama fall. Puoi immaginare il perché, no? Fall, che significa cadere. Faccio una velocissima precisazione sulla pronuncia. In UK
autumn lo pronunciano comunque con la O chiusa, quindi è autumn, autumn. Per me è difficilissimo farlo. Autumn, mentre in American English it's fall. Troverai probabilmente anche la parola autumn in American English qualche volta, ma la O è molto aperta. Autumn, non autumn. Autumn, ok? Quindi, qual è la cosa più inaspettata che hai imparato in questo video? Fammelo sapere qui sotto. Ricordati inoltre che Norma's Teaching è un intero universo da esplorare per migliorare il tuo inglese mentre ti diverti. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticare di cliccare sul subscribe button e attivare le notifiche. Ci sono sempre nuove lezioni super fun in arrivo. Torna a trovarmi su questo canale e scopri i corsi Fast, Fun and Fantastic su normasteaching.com. Ah, quasi dimenticavo, ricordati di provare il test per capire cosa blocca il tuo inglese e poi raccontami com'è andata. I hope you enjoyed this video. Prima di lasciarti ho una domanda per te. Secondo te, perché l'autunno si chiama proprio fall? Sono curiosa di sapere la tua opinione. That's it for today. See you next time. Bye.